Vlog che è barra pulizie. Stamattina, come avete visto, ho appena sistemato la camera da letto. Devo dare una spolverata veloce perché lo sto facendo molto più spesso da quando abbiamo scoperto che Adele è allergica agli acari, quindi non mi si accumula molta polvere. Invece prima, devo dire la verità, lo facevo una volta a settimana e quindi la polvere era di più e ci mettevo di più anche a toglierla. Allora, devo fare tante cose. Ieri siamo stati tutto il giorno in campagna e mi sono prefissata questo giorno, oggi è lunedì, non mi ricordo di che data, 23, non lo so, forse 24, no, 21, chi lo sa, mi sveglio con il dubbio e rimango col dubbio tutto il giorno. Comunque mi sono prefissata questo giorno per rimanere a casa, le bambine lo sanno, sarà una giornata anche abbastanza impegnativa perché, come ben sapete, starà capitando sicuramente pure a voi, fare le pulizie con i bambini in casa non è facile, assolutamente non lo è. Quindi io ho questa routine di andare stanza per stanza, mettere a posto molto spesso durante la giornata, per cui non trovare tutto accumulato. Devo dire però che questo fine settimana abbiamo fatto tante cose, quindi ho la casa un po' disastrata. E quindi iniziate con me questa giornata. Quindi iniziamo questo vlog così, insieme, per farci compagnia, e io mano a mano andrò a pulire quello che riesco a pulire, magari continuerà anche domani perché voglio dare proprio una bella pulita a tutta la casa. Quindi state con me anche per questo vlog e non dimenticatevi di iscrivervi su Instagram, vi lascio qua sotto il link alla pagina, e iscrivetevi al canale e attivate la campanella di notifica per non perdere i prossimi video. Quindi iniziamo subito. Thank you.
Allora ragazze, ho finito tutta la zona delle camere, due camere abbiamo, non è che abbiamo, sembra che sto descrivendo un palazzo regale, no, è un semplice appartamento, stiamo bene così anche, e il bagno, come avete visto. Ora abbiamo mangiato perché non ci stiamo svegliando molto presto la mattina e quindi le mie pulizie di solito si protraggono, se si dice così, anche nel dopo pranzo. Ma comunque sia, il dopo pranzo lo lascio dedicato alla cucina, che comunque avevo già messo a posto dalla sera prima, quindi è abbastanza in ordine, se non per le stoviglie, diciamo i piatti che sono rimasti dal pranzo da caricare in lavastoviglie, tanto questa videocamera non mi mette a fuoco, e le tazze della colazione. Infatti lo lascio all'ultimo perché le bambine adesso si rilassano guardando i loro video, come li avete viste, di me contro te, insomma chi più ne ha più ne metta, e molte volte le metto anche al computer a guardarli perché così rimangono un pochettino più protette, in modo che io riesco a muovermi e pulire. Però nella fase in cui laverò qua in... Cosa amore? A Asia ieri siamo andati in campagna ed è ritornata, cioè ce ne siamo accorti stamattina, ma io la verità anche da stanotte, perché era molto agitata e piena di punture nelle gambe, perché sono stati praticamente nella terra e si è riempita di punture. Vabbè, a prescindere da questa parentesi, gli sto mettendo una pomata per il prurito, ogni volta mi chiede. E quindi vi stavo dicendo, le manderò in camera loro col tablet. Ragazze, io uso questi metodi perché col fatto che sono discutibili, per carità, però non ho altri metodi per farle stare ferme per un tot di tempo per le pulizie, soprattutto quando lavo in terra, perché ho una paura matta che cadano, che non me ne accorgo, che mentre lavo corrano come fanno loro. Quindi senza vergogna vi dico che gli do quando lavo in terra il tablet, le mando in cameretta, loro stanno tranquille guardando i loro video eccetera eccetera, io mi dedico a lavare. Quindi adesso do una sistemata, devo spolverare la parete attrezzata anche lì molto velocemente perché lo sto facendo, come vi ho detto prima, molto spesso. Do una sistemata generale, poi devo passare l'aspirapolvere, ma devo aspettare un orario più decente perché, a differenza della mia cara vicina, io aspetto, non passo l'aspirapolvere all'ora di pranzo, invece lei tiene il televisore tutto il giorno e tutta la notte alto. Io rispetto gli orari, quindi nel frattempo che si fa un orario decente per poter ripassare l'aspirapolvere, io mi faccio un caffè perché ne ho seriamente bisogno, mi riposo 10 minuti, dopodiché farò queste ultime cose. E queste in generale sono le mie pulizie di routine giornaliere, che poi non è sempre così perché dipende quanto sono tranquille le bambine, quanto tempo ti danno. Sapete che abbiamo questa situazione un po' particolare, quindi ci dobbiamo anche adattare, nel senso, se io vedo la casa disordinata perché ho le bambine in casa, mi tappo gli occhi
e faccio finta di niente, perché non si può avere una casa perfetta assolutamente se si hanno bambini. Chi ha la casa perfetta con i bambini dentro c'è qualcosa che non mi torna. Però grazie a Dio tutte le mamme che io vedo anche su YouTube fanno vedere la loro vita reale di quello che succede a casa, e assolutamente non è ordine e perfezione, assolutamente. Quindi faccio il caffè e continuo con le pulizie. Quindi fatta finalmente la zona salone, domani mattina dovrò assolutamente dedicarmi alle varie lavatrici e asciugatrici che ho fatto e non ho messo a posto. Quindi ho un sacco di roba che mi è rimasta indietro da mettere a posto, quindi ce ne sarà tantissimo da fare anche domani mattina. Ci vediamo direttamente domani mattina per il continuo delle pulizie. Thank you.
Allora ragazze, spero che questo video vi sia piaciuto e vi abbia dato tanta motivazione per iniziare al meglio questa settimana. Vi mando un bacio e vi do appuntamento al prossimo video o vlog. Ciao ciao!